Ragazzini, siamo stati liberati. Infatti, ce n'è voluto per riavere la nostra fotocamera indietro. Quei birboncelli di Daniele e Michelangelo. Comunque devo far vedere una cosa che dovevamo far vedere ieri se non ci avessero fregato la macchinetta. Me la facciamo vedere adesso. Andiamo. Allora, siamo pronti a vedere cosa ci hanno regalato ieri. Cosa ci ha regalato ieri Daniele? Il nostro amico Il nostro amico Daniele. Se si sbriga Alcone. Lucia. Possiamo leggere il bigliettino? No, il bigliettino rimane segreto. Comunque, ha fatto un bel bigliettino, bello decorato, cioè non Vabbè, dai, leggilo, dai. guarda che cosa carina. Cari Saverio e Lucia, sono tante le cose che vorrei dirvi, ma devo concentrare il tutto in questo poco spazio. Con questo mio piccolo pensiero vi voglio ricordare sempre così: innamorati, complici, amici, amanti uniti, per sempre, come lo sarete nel mio cuore, per sempre, Danielino. Che bella scrittura che ha. Sì, infatti ho notato anch'io questo. E bellissime parole, toccano il cuore veramente. Non ce l'aspettavamo del regalo, figuriamoci della lettera, delle bellissime parole. Pensate che Saverio si è commosso ieri. E poi, vabbè, Vabbè, sì, però dai. una cosa carina. Niente, poi abbiamo fatto questo. Cioè, si è messo, ha detto, ha sprecato, cioè, ha messo del tempo. Ha fatto lui questo fiocco, Bella. molto carino. Infatti, non lo rovino, lo tengo così. E niente, poi abbiamo scartato il regalo che è stato. Abbiamo a Abbiamo, io vabbè, si sa che la donna è troppo sicura. E niente, quindi. Però non voglio dire ancora Aspettiamo, aspettiamo, dai. niente, non voglio farvi dire Aspetto ancora che lo niente. scarti. Mettilo bello in posizione. Guarda, fai così e poi lo giro. No, 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 mettilo in posizione. Vado. Che carino. Ci ha messo anche la foto, ragazzi, ha messo la foto nostra, perché lui ci è venuto a vedere al comune e quindi ci ha scattato un sacco di foto e ha detto che ha scelto la migliore e l'ha messa, ce l'ha data praticamente così, già pronta. E niente, in più ci ha dato anche questa, praticamente un po' più grande, che incorniceremo e metteremo a casa nuova. Guarda quanto è bella, mi è piaciuta tantissimo. Bellissima. Grazie, grazie, grazie. Hai colto proprio un momento Ma di. io con gli occhi chiusi, con il riso in faccia. Vabbè, gli occhi chiusi perché ci stiamo Sì, baciando, ma però ce li ho con il. stretti, né, senza aiuto il riso, il riso. Pure io, c'è il riso che praticamente mi inondava Però ovunque. Guarda, è c'è una ancora il riso. foto. C'è ancora il riso che sta cadendo. Cioè, per dire, per come ha colto il momento. Sì. Clou. Bravo, Danielino, puoi fare il fotografo anche tu. Niente, ieri appunto siamo stati con i nostri amici fan Danielino e Michelangelo, è nata una sorta di amicizia, Sì, prima virtuale. prima virtuale, poi Allora, io con Daniele mi qua. conoscevo perché ho lavorato un anno Sì, no. scarso con lui al supermarket. Poi ci siamo persi di vista, poi quando abbiamo aperto il canale, lui ci ha scoperto, però non mi ricordo come, se stava a girare, Sì, oppure ha visto su Facebook, non su mi ricordo. Facebook, sì, perché prima era amico di entrambi su Facebook, poi mettendo su I Facebook video, le video lui l'ha iniziato a foto. vedere e quindi ci ha incominciato a E seguire, diciamo che l'hanno ci siamo pian tipo. piano legati di nuovo. Sì. Poi il nostro canale ci ha fatto conoscere Michelangelo. Aspetta, comunque. Diciamo che Daniele, Michelangelo, poi c'è anche un altro grande amico, Ettore, un altro grandissimo amico, Daniele Sensi, che anche con il solo Carino. commentare e chiediamo scusa se non siamo sempre pronti a rispondere, anche se di tempo ce l'abbiamo, però io Oddio, a questo periodo un chattare, po' no, meno. ma a chattare è una cosa Questo periodo un po' meno, più forte di me, però. non riesco, cioè rispondo solamente, non lo so. Fa periodi. Comunque leggo tutto, leggo tutto. Ripeto, Molto spesso comunque. risponde tramite video, cioè con il video Se successivo. mi è più facile dare una risposta. Perché alla fine lasciamo perdere che uno si sta registrando. Però
Io non è che faccio tagli, se non mi viene bene la prima faccio la seconda, se non è la seconda la terza, tipo set cinematografico. No, Quello che sì. viene viene, ovviamente sì. Se faccio qualche errore, che ne faccio assai di errori grammaticali, è ovvio, cerco di riparare il danno, no? Rifacendo la parte, però è su queste cose. Il pensiero, Comunque, le quello che può amicizie tramite internet, se si sanno, come si dice, coltivare, e se si sa usare bene anche il soprattutto. mezzo, sarebbe l'internet, possono nascere veramente tante belle amicizie, tante belle cose, tante opportunità, tante cose. Ripeto, a noi c'è questa grandissima opportunità di lavoro tramite internet. Abbiamo avuto questa opportunità di conoscere persone nuove, ripeto, Ettore, Daniele Sensi, Michelangelo, Fra Makeup, Vincenzo Raspaolo. Pisellove, Vincenzo Raspaolo, tante La persone, gang delle la Sicilie. gang, c'è modo di proprio giusto un po' di persone, però è bello che fai amicizia su Facebook, vedi la foto e ci scambi due chiacchiere, così con la poi ovviamente gli impegni che uno ha. Portano via. Però è bello coltivare questa cosa qui tramite internet. Niente, vogliamo Queste comunque amicizie. ringraziare, effettivamente vogliamo ringraziare Tutti pubblicamente, quanti. sì, tutti quanti, però In particolar modo. permettetemi di farlo, un ringraziamento particolare a Danielino e a Michelangelo che ieri comunque abbiamo passato una bellissima Una serata. bellissima serata e spero di passarne tante altre prima della partenza. Poi chissà. Noi comunque saremo lì, poi chi ci vuole raggiungere, casomai Ettore, quando arriviamo in Germania ci possiamo incontrare anche noi, Io già lo eh? dissi tempo addietro. Anche noi per una pizza, così farai parte Una anche tu. pizza. No, Ettore, io voglio i crauti, Ah, è würstel vero, e i crauti, non la crauti. pizza bassa. A me non tanto piacciono i crauti, Ma alla fine, comunque. Sì, lo come. so. Neanche qua li mangi i crauti, io lo Cioè, sai. guardate lì, guardate. Cioè, sta lì e lì c'è il piatto della sua Pasta. pappa. Quindi la. Sta lì da quante ore? Sì, è ritornato in cucina proprio così, a Eh sì, guardare. dai, ora di Sì. pappa. Vabbè, niente, comunque diciamo, lascia perdere la pizza, crauti, quello che sia. Ci possiamo incontrare comunque e così potrai far parte anche tu del nostro video, del nostro. Niente, ragazzi, Con questo ora noi ci accingiamo a mangiare. ceniamo. Ci siamo liberati, no, ripeto, dal rapimento folle È di Daniele durato tanto, Michelangelo. è durato È tanto. durato tanto, fino alle 9 di stasera. C'è quasi 24 ore. Ok. Ritorniamo alle vecchie abitudini. Veramente, ritorniamo sui nostri vecchi passi, ragazzi. Di quando facevamo i video seduti a cena. L'abbiamo sempre fatto, Il però. bruschettone. No! Ah, il bruschettone, si ritorna al bruschettone. Da parecchio che non lo facevamo. Se Oggi mi dai un faccio fare la biosto, spesa. mezzo biosto. No! Ma Faccio dai! fare la Sì, spesa. che caspita, me ne faccio Oh, io. che lo devo tagliare, non mangio. Ah, dimmi tu a me che io mi sto mettendo di più Quanto è buono! nel mio. Qua. Il mio bruschettone, lui deve fare sempre aususo. Io l'ho fatto col bacon. E io con il bius. Sì. Sto venendo tale quale show. Ragazzi, io sono qui in cucina a vedere la TV e Saverio è di là a vedere la TV in stanza da letto. Lui ha detto me ne vado io perché non mi piace il programma che stai vedendo, io sto vedendo tale quale. Ora però voglio vedere se è sveglio oppure sta dormendo. Guardate la nostra Lily. Sta lì piccolina, buona buona. Ora andiamo a vedere se sta dormendo. Se non mi vedete, aspetta. Ti ha fatto questo? E dorme. No, sono sveglio. Capirai. Che Cioè, non devo fare succede? niente. Mamma mia, hai avuto l'occasione. Sono sveglio e sto vedendo praticamente i prigionieri di. Sto vedendo niente. No, vabbè. Cosa bisogna buttare? Prigionieri di viaggio su D-Max. Iniziato Praticamente. magari 3 ore fa, tu stai vedendo la fine, però giusto per non No, non te farmi la vedere sto a me la vedendo. cosa. Ma vai, Fate va. scemo, te la sto vedendo. Giusto per non farmi vedere a me il programma qui nel letto. Sciocca. Lo sto Sciocco. vedendo dall'inizio. Sì, voglio proprio vedere informazioni, aia. Quanto Lilli, stai là. stupida. Allora, aspetta. No, no. Il pollice in bocca ti devo mettere. Ma stai La zitto. luce in bocca. Ma stai zitto.
A chi riprendi, scusa? Ah. A te. Che ore so? Prigionieri di viaggio. E mo finisce. Appunto. Che cosa? Che mica che alle, alle meno 5 mi sono messo. Ma che stai dicendo? Che ci deve essere l'11 e un quarto. Ma che ne sai? Tu mi hai iniziato. Ma che ne sei tu? Che te lo dico io. Mi iniziato, mi hai scusa. Non l'ho fatto apposta, pensavo che non ti prendevo. Ragazzi, siamo a nanna. È terminato il programma per me. Per me, quello che stavo vedendo io in cucina. Mo lui sta finendo di vedere questo programma. Vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Certo. Che a breve faremo una challenge con le caramelle rischia il gusto. Però solamente che lei non le vuole fare. Certo, io ho detto perché ha il pancino debole. Certo, io ho detto sin dall'inizio che non voglio fare quella cosa. Io ho voi immaginate che uno fa la challenge. Solo io. No, tu hai detto che. Perché devi... nessuno si farà avanti. E allora che te l'ho detto allora di comprarle? Sapevi che io non la facevo, io faccio da giudice. Se trovi qualcuno che lo fa insieme a te, io faccio da giudice. Da giudice, vediamo chi si fa avanti. Ne rischia, anche se l'hanno fatta quasi tutti questa challenge. Però la voglio fare anche io. Ragazzi, ora faccio io un appello a Danilino e Michelangelo. Se le volete partecipare ci avvisate. Io però, ve lo dico, io sono al di fuori, faccio da giudice, arbitro. No, a parte che non verranno. Perché verranno mai? No, che immagino l'espressione di Danielino. Metti che c'è il pannolone di piscio del nonno in bocca. Schifo. Appunto, oh. Per quella vita fastidio mio. Io no. Oh, com'è che si chiama quell'altro? Oh, puzzetta selvaggia. No, perché quelle tante di cose vomitevoli. C'è l'etame pure. Eh? C'è l'etame pure fresco. Vomitevoli proprio. C'è rumè, molliccio. Comunque. Vabbè. Non lo diciamo. Se la vogliono fare. Io l'ho proposto. Ora la chiederò. Vedi aspetta. Ho già. Stanno sul gruppo? Non lo so. No, sarà tardi. Stanno andando a letto perché Danilo deve lavorare. Comunque, io la sfida, tra virgolette, l'ho mandata, cioè l'ho lanciata. E ho. Come si dice? Ho. Come si dice? Ho lanciato il sasso. Sì, io ho già lanciato l'esca. Ho lanciato la sfida, chi vuole la proposta, come la volete interpretare, ecco. No, fatevi avanti voi. Vorrei che vi fate avanti e non dietro. Non mi fate sotto. Sotto soprattutto. Beh, vabbè, dai ragazzi. Iscrivetevi. Commentate. Dai, sei Luca. Aspetta, vai. Sei andato. Eccomi. Iscrivetevi. E già detto. Ah. No, commenta ho detto prima. Ah. Iscrivetevi. Condividete. Condividete, stavo pensando. Ti sto suggerendo così. Condividete e... Uffa. Mi piace? Mi piace. E poi? Termina qui? E termina qui. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte amici. Ora chiudo col dito. Anzi no, con la fine. Aspetta, no, col dito. Aspetta, ragazzi, ciao. Non ti metterne tu. Ok.